Buongiorno a tutti, sono Michele Ieradi e sono il direttore tecnico di ESR Italia. E oggi parleremo, durante questo intervento, di sicurezza stradale e gestione degli asset stradali. ESR Italia fa parte della multinazionale ESRI, che è uno dei principali attori del mondo dei sistemi informativi geografici. Nato quasi 50 anni fa e con la peculiarità di aver sempre investito moltissimo in ricerca e sviluppo, e quindi questo ha permesso una vita così lunga per una compagnia IT. Ha un modello molto particolare di distribuzione, appunto ESR Italia è uno degli 81 distributori che commercializza i prodotti in 190 paesi in giro per il mondo. È nata circa 30 anni fa, quest'anno non circa 30 anni fa, 30 anni fa, quest'anno compiamo 30 anni ed operiamo sul territorio italiano. La piattaforma che cosa consente? Consente di gestire a tutto tondo i dati geografici all'interno di un flusso informativo, dall'acquisizione dei dati stessi, la visualizzazione, l'analisi, l'esplorazione dei dati e poi l'uso per la pianificazione, il disegno di nuove infrastrutture e il supporto alle decisioni o il supporto alle attività sul campo. Questo è possibile attraverso tre diversi componenti: un sistema of record che consente di memorizzare i dati, un sistema of insights che consente di appunto analizzare questi dati e un system of engagement che consente di comunicare su qualsiasi device a qualsiasi utente sia i dati sia le mappe, diciamo, che le analisi e le infografiche. L'utilizzo all'interno del mondo dei trasporti è vastissimo e va soprattutto dalla pianificazione. Vediamo diversi esempi di pianificazione del trasporto privato, del trasporto pubblico, di, diciamo, aree pedonali, progettazione smart city, calcolo percorso e pianificazione della mobilità. Gli elementi della piattaforma fondamentali sono il portal, che è un sistema di gestione di contenuti, dove vediamo in questo momento nella slide quello di Transport for London, che consente di gestire tutti i dati cartografici relativi al territorio della città di Londra. Le dashboard, questa è la dashboard del coronavirus che abbiamo visto tante volte rappresentata in televisione, ma ovviamente nel caso del trasporto si parla di traffico, di ritardi dei mezzi. Insomma, le dashboard sono tipicamente posizionate all'interno delle centrali operative e forniscono informazioni in tempo reale. Social engagement è diciamo l'utilizzo di dati, di big data, per fornire informazioni al pubblico. Questo è un caso specifico e riguarda Waze e il passaggio di un uragano, e quindi l'informazione al pubblico di quali strade possono essere percorse e quali no. In questi ultimi anni molto è stato sviluppato per integrare la piattaforma a sistemi IoT che costruiscono grandissime banche dati che possono essere esplorate e utilizzate soltanto da algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale per le funzioni che vedete rappresentate. Proprio in questo senso è stata stabilita alcuni anni fa una partnership, una forte partnership tra Mobileye ed ESRI. Mobileye è diciamo il maggiore produttore di sistemi anticollisione al mondo, che copre circa l'80% del mercato e quindi quasi su tutte le macchine che noi conosciamo. E il sistema anticollisione è un sistema che consente di avvisare l'utente o di addirittura attivare la frenata automatica in caso di appunto avvicinamento a macchine, pedoni, ciclisti e qualsiasi ostacolo si pari davanti alla macchina. Lo stesso algoritmo che viene utilizzato per riconoscere i pedoni, i ciclisti e altre autovetture e qualsiasi veicolo viene utilizzato anche per riconoscere in tempo reale gli asset stradali e valutare le condizioni del manto stradale, ma vediamo più in dettaglio. E ad esempio, vediamo nel video che la vettura, progredendo, riconosce tutti quanti i pali della luce, la segnaletica stradale, i semafori, la segnaletica orizzontale, e quindi fa una sorta di catasto di tutte queste informazioni che viene memorizzato all'interno del dispositivo, quindi la
l'elaborazione avviene direttamente all'interno del dispositivo e poi viene comunicata attraverso internet, ma soltanto un'informazione tipo vettoriale, quindi molto leggera e rapida, che viene poi appunto analizzata sulle mappe. Stesso discorso per quanto riguarda il manto stradale, quindi la telecamera riconosce le anomalie del manto stradale, che possono essere buche, possono essere fessurazioni, ma anche avvallamenti che nel caso specifico potrebbero essere dovuti a diciamo perdite d'acqua, per esempio. E queste informazioni sono tutte mappate sulla cartografia. Argomento diverso invece è quello della sicurezza stradale. Abbiamo detto che è un sistema anticollisione che appunto registra le collisioni, non solo le collisioni, ma le collisioni verso quale tipo di veicolo o persona. Quindi se sono pedoni, se sono ciclisti o se sono vetture, è chiaramente registrato su mappa, e quindi queste informazioni memorizzate possono costituire, come avete visto le tipologie di problematica incontrata lungo il percorso, e queste informazioni costituiscono un elemento fondamentale per definire una sorta di risk score, che poi più tardi vedremo ancora con maggior dettaglio. Relativamente abbiamo visto come si generano questi dati. Da alcuni mesi stiamo facendo una sperimentazione proprio sulla città di Roma. Questi sono gli elementi raccolti da alcune vetture che stanno girando ormai da 6 mesi per la città e che hanno rimappato completamente tutti gli asset stradali. Vedete, tra diciamo semafori, luci, buche, il segnale stradale sia orizzontale che verticale. Questo, ad esempio, sono lo stato dei pali della luce sulla tangenziale. Vediamo che diciamo, i pali della luce rossi, rappresentati in rosso, vedete il pallino rosso, rappresenta un palo della luce che è leggermente inclinato rispetto al piano della strada e che quindi dovrebbe essere verificato. E questo quindi diventa un supporto fondamentale per quanto riguarda, per chi deve appunto mantenere gli asset stradali. Immaginate i segnali stradali, appunto i pali della luce, i semafori, tutto, qualsiasi elemento che può essere visto da una telecamera a bordo. Un altro dettaglio, vedete anche la precisione con la quale viene rivelato il dato. Questa mappa riguarda le condizioni del manto stradale e vediamo in verde le buche più piccole e in rosso le buche più grandi, per essere molto pragmatici. Anche in questo caso è chiaro che immaginate che tipo di aiuto può dare un sistema di questo genere per chi deve pianificare i lavori di manutenzione stradale. Questo è un dettaglio che fa vedere il dettaglio con il quale viene raccolta l'informazione rappresentata su mappa. In questo caso vediamo una rappresentazione che ci fornisce anche la misura della dimensione dell'anomalia sul manto stradale. Vediamo anche in questo caso un dettaglio, questo addirittura al centro di Roma, in questo caso. Passiamo a un argomento completamente diverso, la sicurezza stradale. In questo caso vediamo più che altro il conteggio dei movimenti di persone e ciclisti sulla strada. Questa è la mappa dei pedoni durante il lockdown. Quindi abbiamo una misura abbastanza precisa del numero di pedoni medi riscontrati sulle diverse strade durante il lockdown. Un dettaglio. Questa è, come vedete, la stazione Termini. Passiamo invece in questo caso ai ciclisti. Stesso discorso, vedete la scala ovviamente cambia, sono meno rispetto ai pedoni, ma è molto interessante comunque vedere come è possibile, immaginate, la possibilità di avere effettivamente il conteggio delle persone medie che aspettano una fermata dell'autobus. Sono informazioni nuove che possono essere utilizzate per la pianificazione del trasporto. E chiudiamo, diciamo, con un'anteprima assoluta. Questa è una bozza, ovviamente, del risk score di alcune delle strade del Comune di Roma, anzi dell'area del Comune di Roma all'interno del raccordo anulare, e appunto viene calcolato attraverso la misura di tutte le collisioni evitate
nel corso di migliaia di passaggi di vetture attrezzate con il dispositivo mobile. Questi sono quindi migliaia e migliaia di dati che sono, diciamo, mediati e rappresentati sulla mappa che vediamo. Questo per esempio è un dettaglio del raccordo anulare, dove vediamo un indice di rischio più alto sulla carreggiata esterna rispetto alla carreggiata interna. Questo è un dettaglio invece del centro, vediamo Piazza del Popolo e vediamo che il muro torto ha una zona particolarmente, cioè una zona rossa che ovviamente coincide con la curva a gomito, diciamo vicino Villa Borghese. Questo tipo di dato è un dato che può essere utilizzato appunto per la pianificazione delle politiche di circolazione e per anche dare un'indicazione all'ente pianificatore che può mitigare il rischio, conoscendo oggettivamente una quantità di dati incredibili che arrivano dai dispositivi che girano per la città. Vi ringrazio moltissimo e vi auguro un buon proseguimento della conferenza. Grazie mille.